Ciao a tutti, Davide Chicco per Metro Visual, bentornati. Oggi andremo a vedere come illuminare l'interno del nostro ambiente tramite la tecnica dell'image-based lighting. L'image-based lighting, lo dice la parola stessa, mi permette di usare una mappatura, una texture, una fotografia per illuminare le mie geometrie senza andare a utilizzare punti di luce inseriti nelle mie scene. L'image-based lighting usa un'immagine che è un HDRI, ne avrete già sentito parlare, è High Definition Range Image, è un'immagine particolare, una fotografia, che ha all'interno immagazzinate tutte le informazioni di luce, luminosità, intensità e quant'altro nel momento nel quale è stata scattata la fotografia. Utilizzando queste mappe riprodurrò esattamente, fedelmente, la tipologia di luce e di ombre che avevo nel momento in cui è stata scattata questa fotografia. Questa CD-RAW viene creata con una tecnica di sovrapposizione di fotografie, della medesima fotografia con diverse esposizioni, per appunto ottenere questa particolare immagine. Questa immagine che io ho utilizzato, che utilizzerò, fa parte di una serie di immagini che potete scaricare se andate su Google e cercate Free HDRI. Tra le varie risorse comparirà These People, questo sito. Questi bravi ragazzi mettono a disposizione una serie di immagini HDRI che potete scaricare e utilizzare nei vostri progetti. Ma andiamo a vedere come utilizzare appunto le CD-RAW e la mappatura nell'environment di Studio Max. Come detto nella puntata precedente, io uso Max 2014 unitamente a Corona Render. Se non lo conoscete, cercate su Google, lo troverete, troverete il sito, potete scaricarlo e utilizzare appunto la versione prova di 45 giorni. Ma detto ciò, andiamo a procedere. Quindi carico Corona Render. Come prima cosa, nella finestra del Render Setup, vado a sotto scene, vado a cercare il scene environment e dico a Corona utilizziamo una mappatura per l'environment. Cerco la Corona Bitmap, la trascino come istanza nel mio Material Editor in modo che sia sempre linkata. Automaticamente mi si aprirà il browser e vado a caricare questa mappa HDRI che ho scaricato dal sito These People. Grazie mille ragazzi di These People. Vedete, si apre un'ulteriore finestrella in cui mi dice che appunto è un HDRI con una definizione di 32 bit per pixel, estremamente vasta, utilissima, importante per appunto ricreare questa sezione di illuminazione. Lancio il mio Interactive Render con cui abbiamo familiarizzato l'altra volta. Si apre appunto la finestrella del Corona Frame Buffer e vediamo che succede. Benissimo. Vediamo subito, innanzitutto, al di fuori della finestra ritroviamo la nostra mappatura, il cielo, ci vedo qualche albero, e inoltre vedo che c'è una fonte di luce intensa e ce n'è un'altra. Questa fonte di luce intensa è il Corona Sun che io ho lasciato attivato dalla volta precedente. E l'ho lasciato così perché? Perché voglio calibrare le CD-RAW in modo che l'intensità del sole delle CD-RAW mi corrisponda a questo valore standard del Corona Sun. Le CD-RAW hanno un ampio spettro, ampio range di informazioni, ma spesso non sono calibrate nella maniera giusta. Con le dovute cautele, le CD-RAW comunque è in questo caso una fotografia scattata in una giornata non prettamente limpida. Ci sono delle nuvole, quindi il sole sarà un po' smorzato, sarà un po' battuto, ma in linea di massima diciamo che io voglio raggiungere appunto l'intensità del Corona Sun. Come faccio a fare ciò? Come posso fare ciò? Vado nel Corona Bitmap, nel settimo Corona Bitmap, e in fondo trovo l'output e vado a innalzare il valore di output amount, qualcosa come 5. Vedete la mia CD-RAW si schiarisce e potete vedere nel mio frame buffer come più o meno corrisponda all'intensità del Corona Sun. Benissimo, lo cancello il Corona Sun, il sole e tengo solo la mia mappa CD-RAW, quindi sono sicuro che l'ho settata con un valore di intensità il più possibile simile all'intensità standard del Corona Sun.
Vediamo come il sole entri e allo stesso tempo ho la colorazione tipica bluastra del cielo, proveniente sempre dai cerrai, e allo stesso tempo il rimbalzo della luce sul manto erboso mi riflette questo colore verdino sulla parte superiore della muratura interna. È tutto coerente. Cosa posso fare con le cerrai? Cerrai posso cambiare l'intensità come ho fatto, ma potrei avere anche l'esigenza di ruotare il sole. Per fare ciò vado a manipolare l'offset, quindi ruotando la mia mappatura nella medesima maniera coerentemente vado anche a ruotare il sole. Se volessi appunto posizionare le finestre a nord, ruoto completamente a 180 gradi la mia cerrai e ho questo tipo di illuminazione in diretta, quindi proveniente solo dal rimbalzo del cielo, dello sky. Oltre a ciò, come detto, le CD-Rai, oltre a illuminare, è una fotografia a tutti gli effetti. Se io ho degli oggetti, delle geometrie riflettenti, quindi in questo caso creo una sfera, a titolo d'esempio, creo un materiale riflettente. Mi scusate, una cromatura. Oh. E voilà. Uno. Alzo il valore di Fernal. E lo applico alla mia sfera. Eccoci qua. Vedete come la mappa ICRI vada a riflettersi coerentemente sulla mia geometria riflettente. Naturalmente la mappa ICRI esterna è sovraesposta e bruciata. Nel momento in cui io vado a calare l'esposizione, proprio come succede nel mondo reale, abbassando l'esposizione della mia macchina, in questo caso della mia camera, vado a recuperare il cielo e vado a scurire l'interno della mia stanza. Questo perché, come detto, appunto, il valore di luminosità del cielo è molto superiore al valore di luminosità della mia geometria e viene rappresentato fedelmente, appunto, ed è apprezzabile nel momento in cui vado a cambiare l'esposizione. Di mappe CD-Rai ce ne sono tantissime, in questo caso è una mappa, un environment esterni, di esterni, ci sono anche mappature di interni, ci possono essere mappature di studi fotografici o addirittura mappature che create voi dipingendo a mano le vostre CD-Rai per creare appunto illuminazioni e riflessioni in particolare, soprattutto nel caso in cui andate a creare dei render di prodotto. Bene, io spero con questo veloce excursus di avervi introdotto il discorso appunto dell'image based lighting, delle ECDRI. Se avete dei quesiti non procrastinate, scrivetemi a davide@metrovision.co.uk. Se avete anche altre argomentazioni, altre cose che passano per la testa che vorreste affrontare, cercheremo di vederle insieme. Pubblicherò questa scena ancora su Dropbox, la scaricherete e la potrete utilizzare quanto e come vi pare. E niente, ragazzi, sperimentate, provate, fate, ripetete e ci vediamo alla prossima. Divertitevi. Ciao.